cazzo fai? Ma che sei stupida? Ma se non cazzo, sotto un bocca te sventro. Tutto ok, è tutto ok. Ok. Se te dici ok. Ma questa qua è dormita col cuscino, col coso. Vai. Ho dormito col giacchetto questa, stava a dormire. Ma che c'hai? Porco due, però. Ma che te bevi dentro a quel bicchiere? Dammi pure a me, ho la stessa roba tua. Volevo vedere un attimo che anni erano. 1963. E adesso invece siamo nel 2024. Ok. Sorella, madre. Mamma. Madre. Ma non vuole che io possa prendere niente. Bicchiere. Wow, è proprio un bicchiere. È un bellissimo bicchiere. Poggiamo il bicchiere. Apri la porta. Mamma mia, questa te sta a fare un viaggio astrale di quelli strani, eh? Dice è tutto ok. Mica tanto ci. È tutto così strano. Ma li stiamo qua. No, c'è la fascia scoppiata la madre. Il bicchiere è diverso. Questo bicchiere è un bicchiere. Mi sa che sto sotto sopra. C'ho questo piccolo. Oh. Hai mai rotto tre quarti ragazzo a correre appresso, eh? Senti uno strillo. Vai. A posto. Sto in un bosco. È diventato Slenderman. Però non posso. Non posso correre. E per terra lascio una luce rossa. Mi fai correre almeno. Mi fai correre. Quanto pare non posso correre. Faremo una run solo. Faremo una run solo morti. Pensavo che era in forno a microonde. Ma sta piangendo sta scopa. Ma stavano due che stavano a scopa. Mamma mia, mo' dire sulla faccia, fate wow! Dai, è in destro. Ho detto che succedeva. Ma che cazzo era, raga? No. La madre fantasma che partiva da...
veniva infilzata da un qualcosa. E quindi poi avremo un altro sbalzo temporale verso quell'altro, verso l'anno e mezzo, che non so. Saranno i primi anni 2000. Frontale. Puoi farcela, Maddie. Tu tieni sempre il lato sinistro. Sì, il lato sinistro, ma non nel senso negativo. Questa si stava ad addormentare, raga. Mani sul violante. Sul violante. Ecco, appunto. E dai, aspetta, aspetta. È un autostoppista. Mi sa che abbiamo un culo. Ciao. Serve un passaggio? Sì, ho forato. Ah, sei americana? Sì. Anche io? Ok. Questa è strana. Tu puoi darmi uno strappo? Sì, certo, ovvio. Mi puoi lasciare a Villa Garant. Si trova a pochi chilometri. Ah, che strano. Anch'io mi sto dirigendo lì. Meglio, sei di strada. Meno male che ho accompagnato allora. Giustissimo. Così, cioè, mo, amica. Mio amico micio dentro casa. Morega, io ho l'ansia in ogni cosa che faccio, perché dico a quella sbagliato, dovevo fare quell'altra. Entrambe dirette allo stesso posto, eh? Che coincidenza. Cioè, non che sia strano, vedendo che, beh, siamo già abbastanza vicine. E dubito che la strada porti altrove. E hai detto che stai andando a Villa Garant per affari o... Non l'ho detto. Oh, allora, di dove sei? Ma perché ho caricata questa? A me sta sul cassa, vorrei buttare sotto. Parigi. È da lì che vengo, adesso. Prima invece venivo da Amsterdam. Oh. Dublino, Milano, Los Angeles. E tempo fa, dall'Oregon. Che figata! Ehi, mia mamma è dell'Oregon, cioè una delle due. Dicono tutti che è un bel posto. O un buco di culo. Ma tipo un buco di culo grazioso. Non che ne sappia qualcosa, non ci sono mai stata. Sono della... Oh, a me stai a dare fastidio. Cioè, a me stai a dare fastidio a me, pensa a quella che c'è in macchina. Della 14esima prima del college. In Inghilterra? No, Berlino in realtà. Io sono Maddie comunque. Linda. È un piacere, Maddie. Sì, idem. Anche se prima temevo volessi derubarmi. Ah, scusa. Quindi, tu che cosa sai di questa villa dove per coincidenza stiamo andando entrambe? Tu cosa sai? Eh no, troppo facile, così non è giusto, l'ho chiesto prima io. Ok, beh, io non ne so nulla e immagino nulla nemmeno tu. Io non ho detto che non ne so nulla. E invece sì. Così ovvio? Un po', sì. Quello che so è che sono stata invitata per un incontro privato con Augustin Lieber. Che sarà una roba tipo super chic. E che sarà nel mio più alto interesse accettare l'offerta. Il mio invito è praticamente uguale. Dai, è bellinda. Ehi, guarda qua. Ah, raga, ma chiaramente la casa in cui entri e muori, ma perché non fate in versione ben annate?
Siamo alla fine dell'arcobaleno. Yeah. Quindi, si esplode. Two in the house of darkness. Quindi in realtà la cosa è... Sì, penso. Simile a quella di... Perché lagga così in alcuni punti? Questa esplode, tipo. Dico, è simile forse all'hotel, diciamo, alla... Cazzo Dio, non mi viene il nome. Non so parlare. Questo posto, cioè, ci avrà invitato tipo a tutti quanti qua dentro per ucciderci. Esplicito. Io stavo per dire un po' troppo film horror come stile. Appunto. Quindi, insomma, bussiamo oppure... Non saprei. Oh, io... Campanella. Mani sul volante che mo' esce di uno spuntone. Forse non c'è nessuno. Mi era stato detto di essere qui a quest'ora. Anche a me. Ehi là! Stai zitta. Linda, mi fai un favore, gli spari in testa a questa. È una buona regola provare ogni porta. No, non mi dire. Ci stanno aspettando, o no? Impossibile. Entriamo così. Perché lo stai chiedendo a me? Perché sei un'adulta? Anche tu, Medi. Allora, entriamo così, a quanto pare. 2024 le luci ce le potrebbe pure avere, però. Perché le luci sono spente? Ottima domanda. Fatta una cofana dei cazzi tua. C'è nessuno? Diamo un'occhiata in giro. Eila! Siamo arrivate! Mamma mia, ci sei inquietante, Deo. Cofanetto subito. Vedi, vaffanculo, ho perso questa. Sto rosica come un bastardo. Vabbè, dobbiamo salire probabilmente. Se mi rimane. Però gliela da qua, no? E gingillo. Potrei giocarci pure io. A Survivor's Team. Re bemolle, do re bemolle, si bemolle. Questo non si può aprire. Levate, ma come ha fatto? Si è teletrasportata. Ok, saliamo up. È pianoforte. Pochino. Wow. Pazzesco, vero? Sì. Hai mai visto un vero passaggio segreto? È normale che vecchie ville come queste abbiano passaggi nascosti. La servitù li usava per cambiare stanza senza farsi vedere troppo. Anche tu ne hai qualcuno in casa, eh? La segretezza è un privilegio dei ricchi e un diritto strappato agli oppressi. Ok. Ma ha detto ok, non ha detto ma come Buonasera. Oh, questa è l'altra bambolona.
Il bambino che l'ha chiesta deve aver scritto bambola inquietante sulla letterina di Natale. Questo è tipo dei... belle bamboline così. Non è vero, mi mettono un'ansia a me le bambole a livelli eclatanti. Forse è la cosa che mi fa più paura della storia. Qui sembra esserci un po' più di... di? Di? Non lo sapremo mai. Dove sta quell'altra? Chica! Tutto questo mi incute paura. Ma sta malentrata poi. Strano, non pensi? Te levi del cazzo. Una vecchia villa abbandonata senza che nessuno si faccia... Sì. Secondo me Linda... Che cazzo è questo? Sei l'esperto del business. Ah, signore, salve, salve, benvenute. Ciao. Non ho avuto istruzioni precise su cosa fare una volta arrivato qui, perciò... Già. Ma chiaramente è un cocainomane questo. Oh, ma dove ho lasciato le buone maniere? Io sono Stan. Ma è un cocainomane. Maddie? Che bel nome. Sta per... Madeline? Per Madison, in realtà. Ah, come Lexington. Così. The Bot. Midtown. La grande mela. Dai, la città che non dorme mai. Dove vivono le donne più affascinanti e gli uomini più diabolici. Ah, Madison Avenue, l'ho capita. Un nome perfetto per una bella ragazza. Ma che vuole questo? Stan, ma è per caso il diminutivo di Stanford? A quanto pare la mia fama mi precede. No, siamo da un coso sopra imbecille. Stanford terzo. Al tuo servizio, ma solo se mi chiami Stan. Oh, Stan, lei è... Linda Castle. Io sono un tuo grandissimo fan e sono... sono senza parole. Io sono lieto. Sì, non devi vivere qua se stai così. Al tuo servizio, se mi chiami Stan. Scusa. Certo. È davvero un onore. Davvero. Ok, che cosa sta succedendo? Credo che il nostro nuovo amico conosca qualcuno dei miei filmetti. Ehi, i tuoi film sono definibili in molti modi, ma di certo non come filmetti. Ma tu sei una regista? No, fa mignotta. Ah, sì. Ho girato qualche film. Molto più di qualche film, se mi permetti. Lo conosci il filmetto Buried by the Break of Dawn? Blood Points. Bloodbenders. To play Mace Wing in both directions, but that only moves in one? No. Mi dispiace. Ma non siete venute insieme? Oh, no. Cioè, sì, siamo venute in auto insieme, ma solo gli ultimi chilometri. Ero rimasta a piedi. Capisco. Scusa, ti credevo l'assistente della signora Castle. No, solo Maddie. Ma dovrei sentirmi lusingata oppure offesa? Oh, beh, io non volevo. Mi sa un coglione. Pensi ne abbia una. Sarebbe di certo meno affascinante della signorina Avenue, se l'avessi. Tu ti chiami Avenue? No. Che mi sono persa? Che non sappiamo cosa fare mentre la padrona di casa è via. Ovunque si trovi. Continuiamo a sbirciare in giro? Abbiamo altro da fare? Forse non devi far così. Ci ha lasciato qualcosa e sta a noi. Che fai nella vita, Stan? Ah, la locandina di un film dentro un armadio. Scelta interessante. Ce l'hai il fegato di entrare a Murder Mill. Avete mai sentito parlare di Murder Mill? Non ci posso credere. Stai scherzando, vero? No. Diciamo che non sono l'unico a conoscerlo tra noi. Aspetta, questo è uno dei tuoi film. È uno dei primi progetti a cui ho lavorato, budget bassissimo. Non sapevamo neanche cosa facessimo e non sarebbe mai dovuto esistere. Lo penso ancora oggi. Ma perché? Che è una merda. La gente tende a ingigantire le cose. L'hanno proiettato poche volte. E pare che ogni volta il pubblico si sia fatto prendere da una furia omicida. Dai, non è vero.
No, non puoi negarlo. Quel film è leggendario. Cioè, ma ricordo, hanno fatto anche un film su un film del genere. Senti, di sicuro ti avranno fatto firmare un sacco di accordi. Lo guardavano e si tagliavano di pago. Ma chi? Il governo. Dopo che ha sequestrato e distrutto tutte le copie del film. Ma per favore. So che ne hanno tenuta una per sicurezza. E che la CIA la usa per interrogatori potenziati in un laboratorio segreto chiamato Larry Memorial. Ma è vero, sì, ma questo è proprio un imbecille, lo vorrei prendere a schiaffi. Sono un fan. Beh, sapere cosa è sempre utile. Oh, o se ho accese le luci o stiamo per morire. Non so, ma adoro la teatralità. Forse era il terremoto. Che cazzo è questa? Ah, bene. Noto che voi tre siete già diventati buoni conoscenti. Vi chiedo umilmente perdono per il mio ritardo. Ci sono molte cose al Agustin. Che mi tengono occupata e odierei non dedicarvi totale attenzione. Quando tranquilla, tranquilla, sì. Ecco, sì, a proposito di attenzione. Ah, siete tremenda, eh? Rimedio subito. Dopotutto, da sobri sareste fin troppo bravi a negoziare. Io da ubriaco anche di più. Ridi. Madison, gradisci anche tu qualcosa da bere? Io... chiamami Maddie. Oh, perdonami, Maddie. Oh, non c'è problema. Invece sì. Non farti mai problemi a dire il tuo nome, perché è ciò che sei. Non lo dimenticare. E tu... tu chi sei? Io sono... Augustin Lieber. Molto piacere, Augustin Lieber. Augustin Lieber. Ora che ci siamo presentate a dovere. E dammi sto drink, così marcolizzo. Un drink? Ma sì, io l'alcol non disdegno mai. Certo. Anche perché sì. Allora prenderò quello. Non sappiamo il personaggio se beve o no. E tu? No, grazie. Vabbè, manca a cambiare so destino. Mai bevuto in vita mia. E non inizierò di certo ora. So che avete fatto tutti un lungo viaggio per essere qui. Un po'. Ciò nonostante, spero vi renderete conto che ne valsa la pena. Beh, dipende da te. Vabbè, Mada, vabbè. Suppongo di sì. Ti mostro la mia se mi mostri la tua. Dritto al sodo, eh? Calma, signor Stanford. Bisogna informare tutti. Ecco a te. Grazie. Grazie. Stai bene? Ma sono gli stessi sì, bicchieri. Sto bene. Non è niente. Della madre. Scusa, Augustin, ma non ho fatto tutta quella strada per bere. Cosa c'è là dentro? Non so voi cosa siate venuti a venderle, ma si dà il caso che io abbia uno degli oggetti cinematografici più rari e ricercati sul mercato. Beh, che diarota. Questo è l'unico segmento di pellicola esistente delle riprese originali di Murder Mill. Opera prima di una certa autrice famosa. Parrebbe. Dovrebbe valere un po'. Così dicono. Mi spiace deluderti. Maledizione. Tanti saluti al suo valore da pezzo unico. Beh, non proprio. Io... non ho mai saputo da dove venisse. Mi hai detto che dovevo portartela di persona se io avessi voluto. Io manterrò tutte le promesse che ho fatto. A tutti. Se non volessi venderla, beh, è un'opzione. Ma dopo 40 anni di sofferenze, perché viverne altre? Ha detto. Mi scuso di nuovo, ma ho degli affari che devo sbrigare urgentemente nel mio reliquiario privato. Mentre aspettate, fate pure come se foste a casa vostra.
Ah, merda. Dobbiamo davvero finire di parlare di ogni cosa a suo tempo, signora Kessel. Mamma mia, questa mi sta già sul cazzo. Già vorrei prendere a schiaffo. Parlava così poco. Potevo percepire la forza dell'entità, il suo potere che pulsava attraverso l'acciaieria. Finché quello spaccone di Sam Green non ha rovinato. Ma vedi? È stato interrotto. La mia chiave dilaniata. Ecco perché mi ricordavo il nome Augustine. Ma Frank Stone non è morto quella notte. La sua essenza si è radicata nelle fondamenta stesse dell'acciaieria. Un incubo pregno di angoscia senza fine. Dovevo trovare un modo per risvegliarlo. Non lo capite, vero? Ci credete deboli. E che cazzo è? È inutile. Per caso, i miei anni 2000, ho detto. Ma c'è una cosa che non capirete mai, voi schifosi bastardi. Potete negarci o torturarci. Non è qualche guerra che partorisce la vostra mente perversa. Non vincerete mai il nostro spirito. No, 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 no. Mia sorella. Oddio. Quindi dovrei solamente tradire la mia stessa sorella e tu mi libererai e potrò vivere. Maledetto! Maledetto che mi costringi a fare questo! Ma che sta fa? È impossibile! Ma è chiaramente un film. No, no, ma io sono pure. Non capisci cos'è che ci rende davvero umani. Preferirei morire mille morti atroci che tradire chi amo. Mai, mai. Se tradisce mai. Rispondo di no. E non potrai in alcun modo farmi cambiare idea. Su, coraggio. E c'alien. Fatevi sotto. Vi faccio vedere. È chiaramente un film, dai. Oh, che roba è? Che stai facendo? È un film, è fatto pure male. Ma è fatto in modo terribile. Una merda. Ma è una merda. Non era troppo. Ma no! Forse ho esagerato. Bisogna fare leva sulle masse, ahimè. È lì che si guadagna. Figo. Com'era, Linda? Era terribile. Buona questa? Vediamo il gate. Da queste si vede il gate? No, in realtà la lente non viene via. Qui qualcuno vuole fare scena con le stronzate fighettine imparate sui libri di cinema in biblioteca. Prendo solo seriamente quest'arte. Quest'arte? Ma fammi il piacere. Siamo a posto o... Ma sì. Cioè, andava bene. Com'era il sangue? Dimmi che c'è il sangue, Linda. Sì, però sta ad Aime convincere. Ero convincente. Ok, ma sei riuscita a riprenderlo o no? Si vede che schizza un po' sulla sua faccia. Ah, Linda! Ho detto che volevo un ampio primo piano, con il braccio insanguinato e la recitazione facciale di Aime, non solo un estremo sulla recitazione facciale! Mi ha rapito la scena.
Anch'io ho il diritto di esprimere i miei istinti artistici con la telecamera. E ampio primo piano non esiste. Neanche estremo. Poi recitazione e basta. A qualcuno frega chi è la regista? No, sì, sereno. Ma che sa un culo, quello. Certo, Chris, tu fai la regia. Però parte del lavoro è fidarsi degli altri e... Mi fido di Linda sulla roba da ripresa, capisci? Giriamo entrambe le versioni, poi nel montaggio vediamo quale convince di più. Te sputo al centro dell'occhio, imbecille. Perché sono la regista. Sta fermo che ti... Sistema un po'. Questo andrà bene. Se no, ti farei perdonare nella mia roulotte dopo le riprese. Sa di sciroppo per la tosse. Ma perché? Mi soffocavo per finta. Mi è passata la pianti. Allora, in piedi, gente, tutti in prima posizione. Si ricomincia. Avanti. Ok, audio acceso. Motore. Bene, in posizione. E fermi. E fermi. E azione. Cazzo, no. Oh no, non si mette bene. Che cosa credete di fare qui? Oh, è il poliziotto questo. Salve, signor Green. Sceriffo. Sceriffo, sì, scusi. Quante volte ho detto di starvene lontani da qui? Eravamo nel mezzo di un Chuck. Chuck? Per il nostro film. Non potete girare un film qui. Ma è proprio qui che c'è il climax. Questa è un'acciaieria inagibile, Rivera. È una violazione. No, devi stare tranquillo. Ora, per non passare la notte in cella, consiglio a lei, a Castle e a... Dixie. Signorina Tammy di Dixie. Tammy. Abram. Coglione. Gordon. Christine Gordon. Vi consiglio di sgomberare l'area subito e di non... Però non devi essere così aggressivo. Per nessun motivo al mondo. Non devi essere così aggressivo, così. Mai. Così. Cavolo, ci dispiace, signore. Non credevamo di fare nulla di male. Ce ne andiamo. Ehi, ahimè, abbiamo un film da finire. Lo so, ma dobbiamo obbedire allo sceriffo. Lo sai, vero? Non mi interessa e... E noi faremo volentieri quello che ci ha chiesto lo sceriffo. E... Ripulite tutto. Senza telecamera o una location non si va avanti, vero? La telecamera va solo sistemata. Ma che cazzo di problemi ha quello? Oh, ma te devi sta zitto. Di solito. Noi non faremo come dice, no? Davvero? Troveremo il modo di finire il film al garage. Kate. Foto prende da... Mi sto a pisciare sotto. A merda. Tutto pronto. A guaglia. E non pensate di fare scherzi. Vi vedo. A guardia infame. Certo. Raga,
so, almeno penso 10 minuti che non tocco mouse e tastiera.